9, siamo qui in diretta da questa bellissima piazza del popolo di Ascoli Piceno in attesa del 2018, questo anno tanto atteso che aprirà sicuramente tanti, tanti bei pronostici, e siamo qui con un ospite che stasera sarà uno dei protagonisti di questo Capodanno e non è altro che DJ Shorty. Ciao! Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti gli amici di Radio R9, grazie, bellissima accoglienza, Ascoli è splendida, ci troviamo in una piazza meravigliosa e che dire, sono molto contento di passarlo qua questo fine 2017, inizio 2018, che spero sia entusiasmante per tutti quanti come lo è stato per me quest'ultimo anno, quindi speriamo, dai, le carte in tavola sono buone, bisogna soltanto buscare quelle giuste, ecco. Hai ragione, hai ragione, ma voi sapete chi è DJ Shorty? Sì, cioè penso che ormai lo conoscete tutti. E chi è che non segue ormai Radio DJ, che sarà qui con noi stasera ad Ascoli Piceno in collaborazione con Radio R9, che vedrà protagonisti, oltre al nostro DJ, anche Ruggero dei Timidi e Roberto Ferrari. Roberto Ferrari. Sì, ci sarà da ridere tra pochissimo, perché Ruggero fa molto ridere e Ferrari fa anche altrettanto ridere, quindi... E quindi non potete perdere questa occasione di precipitarvi qui ad Ascoli insieme a noi, insieme a Radio R9 e Radio DJ, per attendere questo nuovo anno che verrà in compagnia di tre grandissimi personaggi ormai noti a tutti noi italiani e in preda al divertimento, perché tanto qui ci si diverte sempre, no? Esatto, vi aspettiamo numerosi, accorrete numerosi, si danzerà fino a tardissimo, perché chi danza a Capodanno danza tutto l'anno, quindi cominciamo col piede giusto e via. Fino a che ora più o meno pensate di essere qua? Da, domandone, sai che non lo so. Fino a domani mattina! Finché c'è gente suoniamo, quindi finché c'è gente balliamo e ci divertiamo e vediamo, dai. Esatto, quindi non è mai troppo tardi per raggiungerci. Noi qui ad Ascoli Piceno in Piazza del Popolo con DJ Shorty e Radio R9. A tra poco! Amici di Radio R9, finalmente arrivato il 2018, siamo qui in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, che abbiamo appena fatto tutti insieme il countdown qui insieme a Radio DJ, insieme a noi alla serata di Radio R9, e siamo qui in presenza del sindaco Guido Castelli, che ha ovviamente fatto il countdown insieme a noi, e adesso vi manderà un saluto in radio per il pronostico del buon anno. Buon anno a tutti e in particolare a tutti coloro che giornalmente hanno l'intelligenza di seguire Radio R9, che è un partner fondamentale per la nostra amministrazione, che in questo Capodanno si è sposata ai cugini di Radio DJ facendo una cosa formidabile. E come mai avete avuto l'idea di ospitare Radio DJ qui ad Ascoli? Perché Roberto Ferrari è un talento indiscusso, sentivamo il bisogno, invece che banalizzare questa notte con il classico concerto, di mettere vita, dare vitalità, una serata speciale che però ad Ascoli viene vissuta soprattutto dopo la mezzanotte. Allora vediamo che piazza ormai sta diventando un catino che ribolle di persone e soprattutto Ruggero sta dando uno spettacolo unico. Moltissimi sono arrivati anche da altre parti d'Italia, c'è un gruppo proprio qui davanti che si è messa la parrucca di Ruggero e vengono dalla Toscana addirittura, quindi abbiamo veramente tantissime persone non solo di Ascoli ma anche di qui vicino, comunque di altre regioni, che sono venute qui questa sera apposta per Radio DJ, per Radio R9 e per, e per lui, l'indimenticabile Ruggero dei Timidi, oltre che Roberto ovviamente DJ Shorty. E quindi ti dobbiamo ringraziare, Guido, perché hai avuto una bellissima idea, soprattutto la possibilità a noi di Radio R9 di essere in partner con una grande radio come Radio DJ, e quindi vi auguriamo un buon anno e ci rivediamo qui tra poco sempre su Radio R9 per continuare in bellezza questo nuovo anno. Un saluto, auguro a tutti e che Radio R9 continui così, amica di Ascoli, per nuove importanti avventure da vivere insieme. Grazie Guido, grazie a tutti e ci vediamo qui tra poco sempre in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. Ciao! Amici di Radio R9, siamo qui in diretta finalmente nel
2018 che abbiamo passato in una bellissima compagnia di, ovviamente lo sapete meglio di me, di Ruggero dei Timidi, che quest'anno è venuto qui per cominciare insieme a noi con Radio DJ e con Radio Renove questo bellissimo anno che passeremo tutti insieme. E Ruggero, che ne pensi di Ascoli? Ti è piaciuta la piazza? Che ne pensi di questa gente? Sì, allora, innanzitutto non sento niente, ma mi fido completamente e immagino quello che tu mi abbia chiesto, perché qua siamo giovani, la notte è giovane. Ascoli bellissima, perché è la prima volta che vengo ad Ascoli, tra l'altro. Sono venuto il giorno primo, ho girato tutto il centro storico, fantastico. L'accoglienza strepitosa, io non so cosa dire di più. Sono riuscito anche a cantare i miei pezzi più un po' sopra le righe. Non si sono arrabbiati, è andato bene. C'è la gente che cantava a squarciagola. E ti sei accorto del fan club? Ti sei accorto del fan club? Il fan club, ti sei accorto? Assolutamente, erano in prima fila pettinati come me, tra l'altro. Dalla Toscana sono venuti! Dalla Toscana! Sono venuti dalla Toscana! Dalla Toscana sono venuti! Qui ad Ascoli per te! Ma io non sento niente però! Ma mi fido completamente di quello che dici! Va bene, lui è simpaticissimo, ragazzi, non avete idea! E quindi adesso noi passeremo insieme a Ruggero tutta questa bellissima festa qui ad Ascoli. Lui si sta divertendo da morire. Ci fa un ultimo saluto! Un saluto a tutti gli amici di R9, ascoltate R9! Se siete qua, se siete in Toscana... No, noi siamo qua! Qua, ascoltatelo qua. Andate in Toscana, ma tornate qua per ascoltare R9! Grazie Ruggero, grazie a Radio DJ, grazie a tutti voi che siete qui, che ci seguite. È simpaticissimo, ragazzi. Ci vediamo qui tra poco, sempre su Radio R9. Buon anno! Amici di Radio R9, qui in piazza ad Ascoli Piceno, una delle piazze più belle del mondo, finalmente in questo 2018 tanto atteso. Siamo qui insieme a Radio DJ, abbiamo avuto Ruggero dei Timidi fino a poco fa, che ci ha ovviamente accompagnato la serata con le sue canzoni. Abbiamo qui dei ragazzi che si stanno divertendo parecchio. Che dite, ragazzi, vi piace questo Capodanno? È bellissimo. Ok, bene. Comunque adesso, guardate, ci sono tantissime persone che si stanno divertendo e la piazza è veramente pienissima, la gente balla, si diverte, brinda e noi di Radio R9 siamo qui che insieme appunto a Radio DJ stiamo allietando la serata all'inizio di questo nuovo anno e speriamo che sia un bellissimo anno per tutti. Cerchiamo qualcuno, vediamo qui, seguitemi in mezzo alla folla, vediamo se c'è qualcuno che possiamo chiedere cosa ne pensa di questo Capodanno. Eccoci qua di nuovo, amici Radio R9, siamo qui in diretta da Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, noi di Radio R9 insieme a Radio DJ e in questo momento c'è DJ Shorty che sta animando questo nuovo 2018 iniziato poco fa e che noi auguriamo a tutti che possa essere un grandissimo anno e come questo inizio qui in piazza, perché ci sta ascoltando in radio, possiamo solamente descrivere questa piazza che è veramente strapiena di gente che si sta divertendo, sta festeggiando, sta bevendo, ci sono dalle famiglie ai ragazzi molto giovani, alle coppie, a tantissime persone che hanno deciso di passare proprio qui ad Ascoli Piceno il loro Capodanno. E adesso vediamo se riusciamo a trovare qualcuno che vuole lasciare la sua esperienza.
ragazzi, ciao! Voi non vi potete rendere conto, ma prima avevo incontrato il fan club di Ruggero dei Timidi. Dall'Aquila sono arrivati qui e quindi voi non vi immaginate. Come? Io di Temperano, di Gignano. Come vi chiamate? Io Stefano. Simone. No, cioè loro si sono messi le stesse parrucche di Ruggero il Timido ed erano qui davanti in prima fila e sapevano tutte le canzoni, tutte. Ecco un'altra, lei come si chiama? Tutto bene. Come? Tutto bene. Tutto bene, ok, benissimo. A quanto pare la giovane qui si sta veramente divertendo. Eccone un altro, un ragazzo molto giovane. Ciao, come ti chiami? Francesco. Ciao Francesco, da dove vieni? Da San Benedetto nel Tronto. Ma come la San Benedetto nel Tronto? Sì, e forza Ascoli, perché noi siamo diversi alternativi. Noi in San Benedetto portiamo l'Ascoli Calcio. Non è un video, vero? Sì, in realtà è un video e siete anche in diretta, quindi... Allora ciao, non era vero niente, vi voglio bene. Bene, abbiamo inconosciuto Francesco che comunque, come potete aver visto, era talmente allegro che insomma un attimo ha fatto confusione. Però sicuramente Radio Renove insieme a Radio DJ stanno facendo un successo qui a Ascoli Piceno. Abbiamo qui un altro ragazzo, ciao! Ciao, bellissima festa è stata! Come ti chiami? Yuri! Sei di Ascoli? No, di Villa San Pionacimo di Spinetoli. Ah, quindi come mai hai deciso di fare Capodanno ad Ascoli in piazza? Perché mio padre e mia madre mi hanno portato qua perché a San Benedetto non ci sta niente, pensa. Ma come no? Noi siamo anche là. Lì c'è il concerto di Giuliano Palma, sempre con noi di Radio R9. Non lo sapevi? Come? A San Benedetto c'è Giuliano Palma, il concerto. Non lo sapevi? Sempre con noi di Radio R9. Anche a San Benedetto c'è Radio R9. Perché papà e mamma mi hanno portato qua la festa. Ma ti stai divertendo? Sì, certamente. E questo è l'importante. Quindi a quanto pare si stanno veramente tutti divertendo. Quindi è un bellissimo Capodanno, molto riuscito a quanto pare. E niente, noi vi salutiamo e ci rivediamo sempre qui tra poco dal Carnem C, dal Capodanno di Ascoli Piceno, da Radio R9 e Radio DJ in partnership qui per voi, per farvi passare il Capodanno più bello che avete mai passato. A tra poco! Eccoci qua di nuovo amici Radio R9, siamo qui in diretta da Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, noi di Radio R9 insieme a Radio DJ, e in questo momento c'è DJ Shorty che sta animando questo nuovo 2018 iniziato poco fa e che noi auguriamo a tutti che possa essere un grandissimo anno e come questo inizio qui in piazza, perché voi... Per chi ci sta ascoltando in radio, vi possiamo solamente descrivere questa piazza che è veramente strapiena di gente che si sta divertendo, sta festeggiando, sta bevendo, ci sono dalle famiglie ai ragazzi molto giovani, alle coppie, a tantissime persone che hanno deciso di passare proprio qui ad Ascoli Piceno il loro Capodanno. E adesso vediamo se riusciamo a trovare qualcuno che vuole lasciare la sua esperienza. Ragazzi, ciao! Voi non vi potete rendere conto, ma prima avevo incontrato il fan club di Ruggero dei Timidi. Dall'Aquila sono arrivati qui e quindi voi non vi immaginate. Come? Io di Temperano, di Gignano. Come vi chiamate? Io Stefano. Simone. Cioè loro si sono messi le stesse parrucche di Ruggero il Timido ed erano qui davanti in prima fila e sapevano tutte le canzoni, tutte. Ecco un'altra, lei come si chiama? Tutto bene. Come? Tutto bene. Tutto bene, ok, benissimo. A quanto pare la giovane qui si sta veramente divertendo. Eccone un altro, un ragazzo molto giovane. Ciao, come ti chiami? Francesco. Ciao Francesco, da dove vieni? Da San Benedetto nel Tronto. Ma come la San Benedetto nel Tronto? Sì, e forza Ascoli, perché noi siamo diversi alternativi. Noi in San Benedetto portiamo l'Ascoli Calcio. Non è un video, vero? Sì, in realtà è un video e siete anche in diretta, quindi...
Allora ciao, non era vero niente, vi voglio bene. Bene, abbiamo inconosciuto Francesco che comunque, come potete aver visto, era talmente allegro che insomma un attimo ha fatto confusione. Però sicuramente Radio Renove insieme a Radio DJ stanno facendo un successo qui ad Ascoli Piceno. Abbiamo qui un altro ragazzo, ciao! Ciao, bellissima festa è stata! Come ti chiami? Yuri! Sei di Ascoli? No, di Villa San Pioracimo di Spinetoli. Ah, quindi come mai hai deciso di fare Capodanno ad Ascoli in piazza? Perché mio padre e mia madre mi hanno portato qua, perché a San Benedetto non ci sta niente, pensa. Ma come no? Noi siamo anche là. Lì c'è il concerto di Giuliano Palma, sempre con noi di Radio R9. Non lo sapevi? Come? A San Benedetto c'è Giuliano Palma, il concerto. Non lo sapevi? Sempre con noi di Radio R9. Anche a San Benedetto c'è Radio R9. Perché papà e mamma mi hanno portato qua la festa. Ma ti stai divertendo? Sì, certamente. E questo è l'importante. Quindi a quanto pare ti stanno veramente tutti divertendo. Quindi è un bellissimo Capodanno, molto riuscito a quanto pare. E niente, noi vi salutiamo e ci rivediamo sempre qui tra poco dal Carnevale, dal Capodanno di Ascoli Piceno, da Radio R9 e Radio DJ in partnership qui per voi, per farvi passare il Capodanno più bello che avete mai passato. A tra poco! Eccoci amici di Radio R9 di nuovo qui dalla Piazza del Popolo di Ascoli Piceno in diretta con insieme a noi Radio DJ qui per augurarvi un inizio di anno del 2018 mozzafiato. Guardate che comunque questa piazza, per chi fosse ovviamente in auto o a casa che ci stesse solamente ascoltando, vi possiamo solamente descrivere tutta la gente che è qui in piazza in questo momento, che ha riempito totalmente tutto il centro di Ascoli Piceno e sta ballando, si sta divertendo. Troviamo veramente tutte le età che hanno deciso di passare il loro Capodanno qui ad Ascoli Piceno in piazza, perché hanno ritenuto che la nostra musica, che la nostra compagnia li avrebbe sicuramente allietati per un ottimo inizio di anno. Se vi avvicinate con me adesso, se restate un attimo con noi, vi facciamo sentire qualcuno che è rimasto particolarmente, non lo so, magari contento, soddisfatto, che ha voglia di rilasciarci un suo saluto. Buonasera! Come si chiama? Aldo! È di Ascoli? Le piace questo carnevale? Questo Capodanno, scusi. Comunque è grande pure quest'anno. Però io vado pure a Castorano. Castorano ritorno al mattino. Ah sì? E dov'è lei? Noi siamo di qui, siamo un po' ovunque. Di qui, di Ascoli. Dov'è? Qui, ovunque. Grazie. E beh, comunque come avete potuto vedere c'è anche ovviamente un target over, per cui è veramente un Capodanno per tutti. Vediamo se riusciamo a trovare qualcun altro, seguitemi. Vediamo, magari c'è qualche altro ragazzo. Vediamo se hanno voglia di rilasciarci un saluto. Ciao! Buonasera! Vi state divertendo? Vi state divertendo? Ho capito. Vi state divertendo? Tanto, conosceva. Siete di Ascoli? Siete di Ascoli? Civitella. Ah! E come mai avete deciso di passare il Capodanno qui in piazza? Perché è bella la piazza, è bello tutto, la festa, bellissimo. Ci siamo divertiti. Grazie. Ci lasciate un saluto? Ci fate un saluto alla radio? Ciao, ciao, auguri! Auguri! Grazie, gentilissimi! E questa era un'altra bellissima coppia che ha deciso di lasciarci un'intervista. Guardi, c'è un signore qui allegrissimo che vorrebbe ballare e mi sta facendo ballare anche a me, per cui diciamo che ormai siamo veramente tutti. Grazie! Grazie a lei, auguri, buon anno! Auguri! Bene, adesso vediamo se riusciamo a trovare qualcun altro, perché comunque la gente è talmente presa dal divertimento che
spesso non ho neanche voglia di perdere un minuto per rilasciarci un'intervista. Comunque vi possiamo solamente dire che è un bellissimo Capodanno e noi siamo veramente soddisfatti di aver iniziato alla grande questo 2018, per cui magari ci risentiamo sempre qui in diretta su Radio Renove tra poco per aggiornarvi un po' sulla situazione. Comunque c'è ancora tanta musica e per chi fosse in macchina e volesse raggiungerci, noi siamo ancora qua. A tra poco, qui da Radio Renove, da Ascoli Piceno. Ed eccoci qui, bentornati amici di Radio Renove, siamo sempre in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno a festeggiare l'inizio di questo nuovo anno, il 2018, qui in compagnia di Radio DJ e di due ospiti, che ovviamente, anzi di tre ospiti, che sono tra i protagonisti appunto di questa serata che ci hanno accompagnato per l'inizio del nuovo anno. Abbiamo qui con noi di nuovo il Ruggero dei Timidi, ma un'altra persona che sicuramente tutti voi conoscerete, non è altro che Roberto Ferrari di Radio DJ. Ciao Roberto. Ciao, ciao, auguri e buon 2018 ragazzi. Com'è andata questa serata? Come ti è sembrato l'inizio di questo anno? Secondo me è bellissimo, adesso Shorty ci ha alzato il volume quindi non sentiamo più niente. Comunque secondo me è fantastico, un ritorno in Piazza del Popolo bellissimo, a me è piaciuto molto. Eri già stato ad Ascoli? Io ero già stato nel 2014 e a me è piaciuto tantissimo e tornare per me è stata una riconferma. Ma è vero che fai 30 anni di carriera? Quindi questo è un anno speciale per il nostro Roberto, perché sono 30 anni che lavora a Radio DJ. Ci fai un augurio, un saluto per tutti gli amici che ci seguono in radio? Assolutamente sì, auguri amici di R9, ascoltate un po' R9, un po' Radio DJ e tanto al mio amico Ruggero. Sì, è il primo Capodanno che finisco da sobrio, per cui è una vittoria per me, grazie. E vai, bene, quindi si può dire che ormai è iniziato questo nuovo anno bellissimo in compagnia di persone meravigliose e quindi che dire, noi di R9, noi di Radio DJ vi auguriamo un bellissimo 2018 qui da Ascoli Piceno, è tutto, alla prossima, buon anno, auguri!